alieno alla regione. Come un po' vi ho raccontato, è strettamente collegato a una serie di mali regionali, tipici del mondo arabo e in particolare tipici degli ultimi 15 anni, che hanno a che fare con il fallimento degli stati nel mondo arabo, per cui noi parliamo dal 2003 in poi perché è facile come periodizzazione, ma anche prima assistiamo a questo processo progressivo di indebolimento delle strutture statali, ancora prima della primavera araba, che è una conseguenza di quel processo, e che oltretutto è interessante perché è un processo che da un lato vede un'incapacità degli stati di fare cosa? Di fornire servizi alle loro popolazioni, di controllare il territorio, di tutelare le popolazioni e provvedere alla loro sicurezza, di fornire anche un progetto statuale, no? Quindi un'ideologia, appunto il famoso match tra nazione e stato, che è fondamentale affinché gli stati continuino ad esistere così come sono. Questo a che cosa si è accompagnato però? La debolezza degli stati arabi si è accompagnata a un loro comportamento definito da alcuni politologi della regione da tipico di stati feroci dal punto di vista coercitivo, cioè dell'uso della forza. È quello che vediamo ancora oggi. Guardate, questo discorso che io sto facendo non vale soltanto fino al 2010 alle rivolte arabe. Se noi pensiamo ad alcuni paesi della regione, nostri alleati, e non faccio nomi, l'Egitto di Sisi, stiamo esattamente pensando a stati che hanno un approccio fortemente coercitivo al loro interno, cioè una penetrazione della società non in senso gramsciano ideologico illuminato con un bel progetto di società e di stato, ma un controllo capillare basato semplicemente sulla repressione e la coercizione. Questo perché ve lo dico rispetto al califfato? Perché così come il comportamento dei servizi di sicurezza è stato uno dei fattori che hanno fatto scoppiare le rivolte nel 2010-2011, no? Perché parlavamo di popolazioni che erano esauste, non ne potevano più, non soltanto certo della mancata crescita economica, ma in realtà non è quello, come dimostrano tutta una serie di studi, dalla Banca Mondiale in poi, Medio Oriente e Nord Africa nel 2010 non aveva delle condizioni economiche disastrose, non era quello il vero problema, non è stata la scintilla che ha fatto scoppiare tutto. Le scintille erano altre ed erano in particolare due: da un lato un sistema capitalistico di tipo nepotistico in cui beneficiavano di aperture del sistema economico soltanto delle cricche di persone vicine all'elite del regime, e dall'altro dei servizi di sicurezza feroci che opprimevano le loro popolazioni. Oggi, dal 2011 in poi, grazie a Dio con l'eccezione della Tunisia, perché altrimenti veramente non avremmo neanche un caso positivo a cui guardare, noi vediamo nella regione di nuovo esattamente la stessa identica tendenza. Allora, prima mi viene da dire di concentrarci, come giustamente facciamo, sul califfato islamico, è fondamentale non perdere di vista il ruolo che gli stati arabi hanno, non solo dal punto di vista della lotta al terrorismo, del gestire le minacce che esistono sul loro territorio, ed esistono, ma ad esempio adottando una serie di riforme sulla governance e sui settori di sicurezza che ancora non vengono fatte, ma per le quali l'Occidente ha qui sì un ruolo che potrebbe utilizzare in maniera molto più efficace, cioè quello di spingere questi stati a diventare meno feroci e più efficaci. Grazie.